Ho seguito la dieta chetogenica per una settimana e oggi vi voglio raccontarvi com'è andata, quali sono stati i risultati e se ho perso peso e se sì quanto. Ciao a tutte e benvenute a un nuovo video. Sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e sono anche l'autrice di una serie di corsi e manuali tutti dedicati all'immagine e al benessere di noi donne over 40. Oggi sono qui per riportarvi le mie esperienze fatte questa settimana. Con oggi sono esattamente 8 giorni in cui ho seguito la dieta keto. Per chi non lo sapesse, la dieta chetogenica è una dieta che si basa sul principio di una forte riduzione dell'apporto di carboidrati nella propria alimentazione a vantaggio invece di proteine e grassi. Questo ha lo scopo di indurre nel corpo uno stato di chetosi, che a sua volta induce il corpo ad attingere ai grassi come fonte di energetica primaria al posto degli zuccheri. Questo tipo di regime alimentare permette così di perdere grasso e anche peso in ultima analisi in modo piuttosto veloce, ed è quello che è successo a me, di cui oggi vi vorrei parlare. Per seguire questo regime alimentare, questa settimana ho avuto un grandissimo aiuto che è anche lo sponsor di questo video, l'app KetoCycle, che aiuta nella gestione a 360 gradi della dieta chetogenica. È un'app veramente favolosa che mi ha facilitato tantissimo la vita perché permette di fare tutta una serie di cose che adesso vi mostrerò. Ad esempio, potete crearvi un vostro profilo personalizzato per tenere traccia dei risultati raggiunti. Offre un piano alimentare giorno per giorno che comprende i tre pasti principali e anche gli spuntini. E pensate, questa è stata una cosa utilissima. A partire da questo piano alimentare è possibile generare in automatico una lista della spesa che poi può essere stampata e portarla direttamente con sé al supermercato per fare la spesa in tutta facilità. Ma non solo, l'app KetoCycle offre anche un programma di allenamento personalizzato che può essere adeguato a seconda del nostro livello, se siamo principianti oppure siamo già abbastanza allenati, e propone tutta una serie di esercizi che sono descritti minuziosamente, quindi possiamo svolgere in tutta correttezza giorno dopo giorno. Inoltre permette, e questo per me è molto importante, di tenere traccia del consumo di acqua che facciamo ogni giorno, perché bere tantissimo è fondamentale in qualsiasi regime alimentare. Dovremmo farlo sempre anche se non siamo a dieta, ma ahimè, almeno nel mio caso, spesso ci dimentichiamo. Inoltre è possibile con quest'app acquistare una serie di graditissime integrazioni a prezzi veramente vantaggiosi, come per esempio la possibilità di un consulto con un nutrizionista o anche un pratico ricettario per creare deliziosi dolci chetogenici. In questo momento l'app KetoCycle offre una promozione del 10% di sconto su tutti i suoi piani, di cui potete usufruire facilmente semplicemente utilizzando il link che trovate qua sotto in descrizione, insieme al mio codice sconto personalizzato che toglie appunto il 10% su tutti i piani. Prima di tutto, perché mi sono messa a dieta? Perché, come moltissime donne, penso, almeno tante mie amiche si trovano nella stessa situazione. Dopo questo periodo davvero difficile dell'ultimo anno, il mio stile di vita si è impigrito e drasticamente cambiato. Io, ahimè, ho accumulato alcuni chili. Ho cercato di dare la colpa anche all'età e a certi cambiamenti che dopo i 50 anni sicuramente non aiutano, ma la verità è che mi trovavo in una situazione in cui anche organizzarmi sul piano dell'alimentazione era per me molto difficile, perché ho tutta la famiglia a casa, i miei due figli, ognuno ha un po' le sue manie, le sue esigenze per quanto riguarda l'alimentazione, e io mi trovavo un po' schiacciata in questa situazione in cui, dovendo preparare e accontentare tutti, mi trovavo a essere sempre l'ultima ruota del carro, ahimè, quindi a mangiare in modo assolutamente sbagliato, cose troppo ricche, soprattutto di carboidrati e di altri nutrimenti per me, e quindi ad andare a aggravare la situazione. Per cui di fatto vorrei perdere 4-5 chiletti e vi dico come sono andati i risultati questa settimana. La prima cosa che ho fatto naturalmente è stata quella di parlare con un nutrizionista, un biologo nutrizionista, che mi ha per primo lui consigliato di provare la dieta chetogenica. Questo mi ha molto rassicurato e così ho deciso appunto di provare.
La app Keto Cycle mi ha facilitato molto il compito grazie appunto a questo piano alimentare che propone giorno per giorno, che è molto ricco e molto variato, con ricette assolutamente semplici, facili da realizzare in pochi minuti. E questo ha permesso, diciamo, a me di cucinare in modo di inserirmi naturalmente nella cucina per la famiglia, anzi molto spesso, per esempio a cena, anche gli altri familiari gradivano le stesse ricette, quindi non dovevo cucinare due menu. Un'altra cosa che ho fatto questa settimana è stato concentrarmi di più sul mio benessere generale, quindi di evitare magari picchi di stress e anche di seguire un regime di allenamento. Ho alternato i programmini di allenamento che si trovano nell'app Keto Cycle con il mio programma base che è stato stilato apposta per me da un personal trainer che prevede soprattutto un allenamento ai pesi 3 volte alla settimana. Negli altri giorni comunque cercavo di fare almeno un quarto d'ora, 20 minuti di esercizi a corpo libero con il piano di esercizi che ho trovato nell'app. L'ho impostata sul livello intermedio e trovo che fosse esattamente perfetto per me. Per cui ogni giorno, ecco, mi allenavo un pochino, cosa che nelle settimane precedenti, ahimè, non ho fatto. Com'è andata questa settimana? Allora, sul piano organizzativo, devo dire grazie all'app Salvavita Keto Cycle è andata estremamente bene perché non ho avuto alcuna difficoltà a preparare questi pasti che richiedono veramente pochi minuti per essere preparati e sono anche molto gustosi. Non ho sentito, forse le prime 24 ore, ho sentito un pochino di fame nel tardo pomeriggio perché è il periodo in cui di solito sgarro e mangiucchio di più. In questo caso ho cercato di limitarmi al mio spuntino che di solito era basato sulla frutta secca e poi di tirare l'ora di cena. I primi 1-2 giorni ho fatto un pochino fatica in questo, ma niente di serio veramente. Perché praticamente, comunque, grazie a questa dieta chetogenica, non ho mai sentito, diciamo, fame, nemmeno un lieve appetito. Riuscivo tranquillamente a aspettare, diciamo, l'orario dei pasti previsto senza alcuna difficoltà. Sul fronte dell'allenamento è stato un discreto cambiamento. Prima mi allenavo 2 o 3 volte alla settimana e quindi, diciamo, ho sentito abbastanza i muscoletti i primi giorni, perché devo dire che questi piccoli allenamenti che offre, che propone l'app, sono decisamente allenanti e permettono, diciamo, di colpire bene tutti i principali gruppi muscolari e questo sicuramente favorisce il dimagrimento. Ma adesso vorrete sapere probabilmente quali sono stati i risultati e ve lo dico subito. Mi sono pesata stamattina presto a digiuno, mi sono pesata solo 2 o 3 volte nell'arco della settimana, non tutti i giorni, perché sapevo che ci sarebbero state delle oscillazioni e quindi questo mi avrebbe magari demotivato e infastidito. Il risultato è stato per me abbastanza strabiliante, infatti ho perso ben 2,3 kg. Non solo, ma l'effetto combinato di un regime alimentare di tipo chetogenico abbinato a un allenamento regolare, già dopo 2 giorni mi hanno fatto sentire i miei vestiti un pochino più larghi in vita e tutto mi sembra che mi vesta più comodamente rispetto a prima e questo è ancora molto più gratificante della perdita di peso in sé. Per cui intendo senz'altro continuare ancora per qualche settimana almeno e poi vedrò come va e deciderò sul futuro del mio regime alimentare. Perché sono veramente estremamente soddisfatta, soprattutto adesso che arriva l'estate, aver potuto seguire questo regime in estrema facilità grazie all'aiuto dell'app che mi ha veramente permesso di organizzarmi al meglio e di non dover proprio dedicare troppo pensiero a quello che mangiavo, a quello che bevevo, al fatto di dovermi o meno allenare, e oltretutto era estremamente motivante perché ogni giorno potevo appunto registrare i miei progressi. Tutto questo mi ha aiutato tantissimo perché molto spesso noi donne non è tanto un problema di golosità o di mangiare troppo, ma è proprio un problema di mancanza di tempo, di organizzazione che secondo me ci frega e quindi ci impedisce di ottenere i risultati desiderati. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così mettetemi un bel like, un bel pollicione, naturalmente iscrivetevi al canale e accendete anche la campanella per non perdervi i video su questi argomenti che farò in futuro. E con questo vi saluto e vi auguro un'altra splendida giornata. Ciao!